Sì, pronto. Ti stavo chiamando. Perché mi ha fatto venire qua? Queste pole le facciamo asciugare al sole e poi si friggono in un minuto. Sì, col sole di qui, perché a Milano... Appunto, no? Ragione in più per rimanere. Sei molto carina a insistere, Cristiana, ma non so se è il caso. Ma certo che è il caso. Poi a te ti va e si vede. Poi che non trovi niente da fotografare da queste parti. Sì, sì, no, ma infatti quello non sarebbe un problema. E allora? Su con la vita. Dai, che adesso chiamiamo Diego. Aspetta, Cristiana, scusami, e che c'entra? Aspetta un attimo. Ma che hai capito, te? Io voglio chiedergli che cosa vuole mangiare per secondo. Lo prendiamo per la gola. Ma Diego non è un tipo da prendere per la gola. Ti devo fare un corso di aggiornamento su mio fratello. Mastrangelo. Diego. Ciao, bello. No, senti, siccome c'è qua a te che sta preparando la parmigiana di melanzane. E che parmigiana, eh? No, veramente, che neanche io sarei in grado di farla così. Guarda, c'è un sacco di cose da fare, c'ho da lavorare, non, è uguale, non mi interessa. Senti, aspetta un attimo, che ti devo... Aspetta, aspetta. Diego, ciao. Ciao, sì. Scusaci, scusami. So che stai lavorando moltissimo e non voglio farti perdere assolutamente del tempo. Ma niente, eravamo qui io e Cristiana e ci chiedevamo se cenavi con noi stasera. Penso di sì, guarda. Dovrei farcela, al massimo vengo, dai. Te, non lo so l'orario per... Ciao. Ciao. No, non dicevo a te. Prego, comodi. Ma non parlavo con te, scusa. No, non vorrei disturbare. Non disturbi, no, non sto parlando con te. Guarda, ho cambiato idea, non vengo a cena. E non posso venire, mi spiace dirlo a tutti. Ciao. Ah, ho capito, va bene. Ciao. Ciao. Potevi continuare? No, non è così importante. Comunque sono passata solo per prendere le ultime cose e volevo salutarti. Accomodati un attimo, no? Lo sapevo. Come vedi, non mi serve nessun corso di aggiornamento. Che Diego è cambiato. Sono cambiate tante cose, te. Sì. Comunque ti ringrazio, Cristiana. Purtroppo non basta una parmigiana per rimettere a posto le cose. È così. Vabbè, io ho visto una masseria qui vicino. C'è anche la luce giusta. Quasi quasi vado a fotografarla. No. Aspetta che tra un po' viene Gerardo, così lo saluti, eh? No. È meglio che state da soli. Almeno voi. Ciao, Cristiana. Ciao, bello. Stavo guardando qui la tua lettera della richiesta di trasferimento. Io capisco che le cose fra noi possano non essere andate bene, però per quello che riguarda il lavoro le cose funzionavano. Sì, sì, è vero. Si lavorava bene. È solo che adesso non mi sento più tranquilla e... Insomma, c'è un clima che non mi fa lavorare bene. E io ci tengo al mio lavoro. Però, insomma, potresti magari... Non dico ripensarci, magari lo parliamo. Non c'è da parlare, Diego. Io stavo tanto bene da sola, guarda, accidenti a me. Questo è da vedere. No, non è da vedere. Da vedere niente. Tu parli, chiacchieri, poi i fatti sono altri. Dai, rispondi, dai. Sì. Oh. D'accordo. Ciao. Sì. Naselli. Un omicidio a Ceglie, alla festa delle mongolfiere. Andiamo, dai. Andiamo cosa? Sei ancora in servizio. Fino a prova contraria sei ancora in servizio. Andiamo, dai. Dai.
Voi guardate bene sulle palanche. C'è lei che l'ha trovato? Niente, si deve venire il capo per i rilievi. Allora? Due colpi d'arma da fuoco al petto, sparati da una distanza di circa 3 metri. L'arma potrebbe essere una calibro 38. Ma sarò più preciso dopo l'autopsia. Tanto per cambiare. Vi faccio sapere. Testimoni? Erano tutti sul piazzale e nessuno ha visto niente. Il cadavere l'ha trovato un signore che si era appartato per fare i bisogni fisiologici, diciamo. Ora potete. E dice che non l'ha mai visto prima. Controlleremo. Siete riusciti a identificare il morto? Purtroppo no. Non aveva documenti. L'avranno derubato. Per favore, mi fate passare. Voglio parlare con il procuratore. Mi faccia passare. Signor procuratore, posso parlare con lei? Lo faccia venire. Grazie. Non mi scusi, dottore, c'è cioè che voglio essere invadente. Ma io non ci posso ancora credere. Cioè, è assurdo. Lei chi è? Io sono Odonso Siciliano, l'organizzatore di questa manifestazione. Mongolfiere del mondo. Mi sono ispirata a Icaro, ha capito? E conosceva il morto? No, non lo conoscevo. So soltanto che è colpa del morto. Ci ho impiegato 8 anni a portare avanti la manifestazione. 8 anni, lo capisce? E adesso per colpa del morto la mia immagine va a farsi benedire. Come si dice in Sicilia? Morivo cane? Amore, come la mettiamo? E questo è mica scelto lui dove morire, scusi. Cosa c'entra la sua immagine? A me del morto non mi ha fatto un cazzo, dottore, mi scusi. Non me ne frega niente. Il morto è morto. Pensiamo ai vivi. La mia immagine dove la mettiamo? Ma non è mica cascato una mongolfiera, cosa c'entra con la sua immagine? Ma per me può cascare la mongolfiera dall'ascensore, che colpa ne ho io, dottore, mi scusi. Ma sei lì, accompagna il signore, va. Oh, come posso dire? Faccia per piacere, stiamo lavorando. Il colpo del morto ci perdo l'immagine. Mongolfiera nel mondo! Ha capito? Icaro! Ma che è? Ilia, ma capisci? Mongolfiera nel mondo. Capito? 8 anni ci ha sputato sangue. 8 anni. Allora, bravo la madre, dalla sua immagine si preoccupa. Posso, dottore, dottoressa? Vuoi dire? Disturbo? Vedo che ci sono novità. Non dovrei essere in vacanza. Ma sono in vacanza. Immaginavo che fossi a Atlantic City, a Parigi, a Pesaro, che ne so. E non c'era posto. Questo io però lo conosco. Come lo conosci? Sì. Questo è Di Paolo, Alfio Di Paolo. Per gli amici il pesce-cane. Perché il pesce-cane? È perché faceva lo strozzino. Per quello che gli amici ne aveva pochi allora. Naselli, ho scoperto chi è. Tuo rientro, welcome. L'ho visto, sto a stomaco vuoto, non ho mangiato niente. Quindi lo sai, le cose frizzanti, mi fanno dalla testa. Ho già 2 olivine, una sciocchezza. Come ti trattieni? E che cucini? Vuoi che ti cucino qualcosa? Cosa? Due pittole fritte. Allora, guarda. Gerardo? Amore? Controlliamo precedenti penali, conti in banca, attività, telefono, tutto. Certo. Federica, scusa. Scusa, quellino, vengo subito. Vabbè, io vado intanto. Sì, metti in moto. Che c'è? No, volevo dirti che, insomma, per il trasferimento, se mi voli adesso, come faccio? Beh, cominci a abituarti. Comunque, rimango. Soltanto fino a quando è chiuso il caso. Grazie. Ciao Diego.
Ciao, Tea. Scusami se sono rientrata così tardi. Sono uscita con degli amici di Leuca. Cristiana mi ha lasciato le chiavi di casa, scusami, eh. Scusa di cosa? Accomodati. Vuoi un goccio di vino? Mm-hmm. È fantastico queste melanzane, sei veramente brava, io non lo sapevo che sei sacerdote. Veramente non l'ho fatta io, ma Cristiana si è messa in testa di farmi pubblicità. Come vedi non riesco più a dirti le bugie. E tu? Io non te l'ho mai detto le bugie. Sei un po' strano. Come si chiama? Federica. Lavora in ufficio con me. Me l'immaginavo. Sei felice con lei? State bene insieme? Ha appena chiesto il trasferimento. Oddio, mi dispiace. Hai detto che non dicevi più le bugie. Hai ragione. E comunque il fatto che ti abbia lasciato, se ti conosco bene, non cambia niente fra me e te. Interessante, eh? Buongiorno, dottore. Buongiorno. Sto Lecce. Sarà un campionato strano. Sì, pieno di aspettative. Difficile decifrare. Ecco, sì. Potrebbe vincere chiunque. Vero? Infatti. Cosa dici? Andiamo? Siamo in anticipo? Sì. No, perché non sono ancora neanche le 9. E allora andiamo uguale, cosa dici? Subito? Se vuoi andiamo a fare un po' di cicoria, una passeggiata nella pineta, che ne so. No, è perché mi domandavo, ma magari la signora Cristiana ha bisogno di qualcosa, una commissione, un... No. Non ho parlato io, ho chiesto, mi sono informato, ma detto oggi tranquilli, andate pure, proprio se... Certo che siamo una bella coppia. Sì. Lei che arriva mezz'ora prima in ufficio e io non voglio neanche andare in ferie. Ti ricordi i bei tempi che mi prendevi la borsa? Bei tempi. Se ne fosse di gente come noi, le cose andrebbero molto meglio. Sì. Vabbè, andiamo. Andiamo, dai. Anche di qua la macchina, Avelino. Tre volte io la metto. Poi dopo. Buongiorno, dottore. Alfio Di Paolo era sposato. La moglie Amalia è già stata avvisata, naturalmente. E la moglie come sta adesso? Beh, non ha dato in escandescenze, se è questo che vuoi sapere. D'altra parte litigavano spesso, lui la picchiava. Abbiamo parlato con i vicini e sentivano urla, rumori. Insomma, sembra che non ci andasse tanto leggero, eh? Ah, anche ieri, il giorno del delitto, c'è stata una lite. Ci hanno detto che lei è peggio del marito. Bella coppia, attenta. No, niente. Buongiorno. Buongiorno. Bisogna mettere a posto il pavimento qui fuori, che si inciampa. Però, potete aspettare qui. La signora arriva subito. Io intanto vado a fare la spesa. Grazie. Prego. Noce.
Che casa, eh? Non se la passava male l'amico. Guarda qua, oggetti pregiati. Questo caminetto è esagerato. Caselli, non dovevi fare il poliziotto, tu dovevi fare il redattore. Era di una famiglia nobile di Otranto questa casa. Gli hanno levato tutto. E come ultima cosa, questa. Eh? Capito lo strozzino? Lei quando ha visto suo marito per l'ultima volta? Ieri mattina. Alfio ha ricevuto una telefonata sul cellulare ed è uscito subito dopo. Però la verità non mi ha detto né chi lo aveva chiamato e nemmeno dove doveva andare. E che ora era, non se lo ricorda? E Madonna Santa, potevano essere le nove e mezza, così mi sembra. Avevate litigato? Sì. Ma come fa a saperlo? E litigavate spesso? Qualche volta. Capita a tutti, no? E qualche volta queste liti diventavano anche più violente? Voglio dire, non soltanto a parole. Non è mai successo. Come vi viene in mente questa cosa? Alfio non mi ha mai toccata nemmeno con un dito. Meglio così. Ecco. Signora, lei era al corrente delle attività di suo marito? Certamente. Cose di... roba di... finanza. Ma io non ci capisco niente di queste cose. Non vi so dire di più. Signora, mi dispiace, ma dovrò far perquisire la casa. Capisce, davanti a un omicidio, insomma. Sì, lo so. Dov'era lei ieri intorno a mezzogiorno? Stavo qua. Sono stata tutto il tempo in cucina a preparare il pranzo. Che lo potete chiedere pure ad Anita, se non mi credete. Anita! Anita! No, è andata a fare la spesa. A quest'ora? Comunque, non si preoccupi, c'è tutto il tempo di controllarlo, il suo alibi. Che c'è, dottore? No, niente. No. Questo sì che è un autista. Chi? Questo qua. Maselli. Gusti. La macchina dov'è? Al fresco. È arrestata? Che hai deciso? Te ne vai? A questo punto meglio così. Finisco il servizio fotografico e poi torno a Milano. Mi dispiace. Eh sì. Ma che ci vuoi fare? Non è facile riaggiustare il giocattolo quando si è rotto. Ma se poi c'è di mezzo un'altra, figurati. E chi poteva immaginarselo? Lui non parla, fa il misterioso. Senti, ma secondo te, no? È difficile. No, dico ricostruire. Beh, se una cosa si rompe c'è un motivo. E se il motivo non lo elimini. E io, Gerardo, no? Secondo te come siamo messi? Questo me lo dovresti dire tu, veramente. Ma non lo so, io ce la sto mettendo tutta. E lui? Ce la mette tutta lui. La vedo proprio nera. Guarda te. Tanto a spaccare proprio il giorno più caldo dell'estate, eh? E adesso io cosa faccio? Arrivo cosa fai, palmiere? Dottore, il condizionatore è impazzito, butta fuori aria calda e basta. E chiama qualcuno dell'assistenza.
Sono tutti in ferie, dottore. Tutti in vacanza. È tutta la mattina che ci penso un caldo bestia che sto diventando pazzo. Vabbè, fatti venire un'idea. Come facciamo? Ci sono 40 gradi, butta fuori l'aria calda. Inventati qualcosa. Mi è venuta un'idea, però, eh. Dove vai? Ti butti dalla finestra? No, no, si provi. Uelino! Uelino! Cosa c'entra Uelino? Sì, lui è un amico che ha un import-export di queste cose, quindi magari se ne intende. Ah, per simbiosi. Allora io ho una ditta di trattori e un mio parente ha una trattoria. Non la seguo, dottore. Ci credo che non mi segui. Che grado di parentela hanno loro due? Mi coglie impreparato, guardi. Vabbè, vai a vedere se c'è un ventilatore. Anzi, fai una bella cosa. Già che vai giù, chiama il parente di quello che è l'import-export, gli dici di telefonare in trattoria e che ti avvertissero quello della ditta di trattori. Eh? Gula, vai, dai, muoviti. Madonna, che caldo, ma che è successo? Si soffoca. È colpa di un cugino di Uelino che ha aperto una trattoria. Sono una storia lunga. Vabbè, finalmente siamo riusciti ad aprire i falli di Paolo. Abbiamo la lista dei debitori del 2004. Sono tanti, più di 80. Un po' della città, un po' dei paesi limitrofi. Non credevamo fossero così tanti. Quindi chiunque di loro avrebbe avuto un movente per ammazzare lo strozzino. Sì, però se guardi i tabulati telefonici... Sì. C'è già una coincidenza. Cioè? Vedi l'ultima telefonata? È stata fatta da Francesco Maino, un ex prodigio della New Economy pugliese. Un buco di 600.000 euro. Sì, ho presente, sì. Che facciamo? Li sentiamo tutti? No, facciamo una scrematura, sentiamo quelli che hanno più debiti. Va bene. E di questo Maino te ne occupi tu, eh? D'accordo. È permesso? Che è sta roba? Sono per la dottoressa. Gli ha portati un fattorino e io in mezz'ora che giro per tutta la procura per cercarla. Ma tu dai l'indirizzo della procura per farti mandare i fiori? No, cioè, ci sarà uno sbaglio. Come uno sbaglio? Scusi, poi chi li manda? Anonimo, non c'è nessun biglietto, niente. Anonimo il mandante, però sono per te. Tu li fate mandare a questo indirizzo qua, cioè, perlomeno aveva l'indirizzo. No. Dai. Ma è uno scherzo. Ma quale scherzo? Mandano i fiori in procura? Dai. Fanno pandan con la giacca. Buongiorno. Ciao. Commissario. Buongiorno. Volete un tavolo? No, avremmo bisogno di parlare col dottor Maino. È qui da voi? Sì, certo. E ci sono problemi? No. No, adesso vediamo. Ma tu non ti preoccupare, dov'è? È là, tavolo 11. Grazie. Salve. Dottor Maino? Sì. Buongiorno. Commissario Denz. Ah, molto lieto. Ispettore Naselli. Piacere. Piacere mio. Prego, sia comodo. Posso offrirvi qualcosa? No, grazie. In che cosa posso esservi utile? Alfio Di Paolo. Le dice niente? Senta, commissario, se lei è qui, vuol dire che lo sa. Tanto vale che glielo ammetto. Ho messo malissimo. E gli ho chiesto dei soldi in prestito. Ma la storia finisce qui. Del resto, mezza città è indebitata con lui. Sì, però lei è l'unico che gli ha telefonato la mattina in cui è stato ucciso. A proposito, ci vuole dire dov'era ieri mattina? Diciamo intorno a mezzogiorno. Ero in ufficio. Stavo cercando la maniera per uscire da questo pasticcio. E avevo telefonato a questo signore per cercare di ottenere una dilazione del pagamento. L'ha ottenuta? No. E francamente non è che mi dispiaccia molto che sia morto. Soltanto che, ecco, il procuratore capo De Cesare è un mio amico. E allora pensavo... No. Pensava male. Si tenga a disposizione. Fino a quando il suo alibi non sarà verificato, si tenga a disposizione e non si allontani da Lecce. Chiaro? Oh, Landry, alla buona ora, eh? E sicuramente la moglie della vittima sa più di quello che vuol far credere. Sì, ma l'alibi? E la filippina che poteva fornircelo, appena ci ha visto, è scappata. Ha avuto paura, non ha il permesso di soggiorno. Comunque la stiamo cercando. Ah, di bene in meglio. Ma almeno dico, i debitori della vittima, li avete sentiti? Sì, ma finora non è uscito nulla di significativo.
Tranne per uno. Ah, sì, sì. Francesco Maino mi ha chiamato al telefono. Immaginavo. È un nome che conta, o almeno forse contava. Certo, io non potevo immaginare che si muovesse in queste acque così turbolenti. E comunque io penso che bisogna anche aspettare qualche momento, no? E poi ci sono anche altri nomi nella lista. Noi non dimentichiamo che dobbiamo agire sempre con cautela. È chiaro che poi questo è un consiglio, un suggerimento così spassionato. Io ho la massima, ma dico la massima fiducia nel tuo operato. Però? Però cosa? Dico, come se ci fosse sotto un però, no? No, assolutamente. Però no. È che mi sta preparando la mia moglie. Gerard, smettila su, mi hai messo paura. Aia. Dai, smetti. Però prima ti piaceva. Sì, quando non c'erano 38 gradi e non avevo stirato per 2 o 3 ore. Su, dammi una mano. E facciamolo qua, ma sotto. Ma che? Tieni, facciamolo di là. Piglia questa roba. Pigli, vieni, che andiamo in camera da lei. Piglia questa roba, sì. Che devo fare? Vieni, porto io in camera. Madonna, Cristian, non mi far fare queste cose. Non so neanche dove vanno queste, dai. Gerard, questa è casa tua. Quelle sono le tue camicie, le metti nel secondo cassetto. Ma tu, ma guarda oggi, mannaggia, la miseria, la giornata che ho avuto. Ma devo stare pure a mettere a posto. Guarda che non te le stiro una seconda volta. Oh, Cristiano, ma si può sapere che c'hai oggi, eh? Guarda che io tutto il giorno che lavoro, ti rendi conto? Eppure io tutto il santo giorno sgobbo qua dentro. E l'hai sempre fatto. Tu sgobbi a casa, io lavoro. Funziona così. E oggi mi sono stufata. A te la cameriera ti mancava. Questa è da stirare, non la moglie. Guarda, ma tu guarda oggi, mo dopo la giornata che mi è successa. Cristian, guarda, mi far girare le palle. Cosa è successo? Ehi, dottore, un piccolo imprevisto. Come un piccolo imprevisto? Sembra il lago che ti caga. Il condizionatore, dottore, ho provato a riaccenderlo ed è uscita tutta l'acqua dal filtro. E ma basta dare una pulita. Oh, basta chiamare qualcuno che lo ripara. Ha chiamato qualcuno. E chi, Guelino? Cosa c'entra Guelino? Qualunque cosa si rompe qua dentro deve chiamare sempre Guelino. Ci penso io, eh. Ah, dottore. E ieri è venuto a cercarla, la Cercone. E ha cercato la Cercone? Sì. E se mi trovava chi era, la Trovone? Non so chi è, non so chi è la Cercone. La Cercone ha detto che voleva parlare con lei sul caso dell'uomo ucciso. Tutto ha lasciato, indirizzo, numero di telefono. Ha detto, è urgente, ha detto. E me lo dice adesso? E vabbè, dottore, adesso che lei è qui, la chiamo e la faccio venire. Lasci stare, come si fa a ricevere della gente così? E... ci vado io, va. Sì. Vado io. Dai, piuttosto, prima che sia tutto asciutto, faccia dei tuffi della scrivania. Ne approfitti, si diverte un po' ogni tanto, dai. Ha sempre voglia di scherzare. Pronto? Sì, sì, ti sento. Io ti sento benissimo, non lo so, prova a spostarti. Eccoci, sì. Va bene, glielo dico, ciao. Che dice? Naselli, dice che 4 testimoni scagionano Maino. Era in ufficio a quell'ora. Beh, uno di meno, no? Senti, Federica, io volevo parlarti un attimo, insomma, volevo spiegarti... Lascia stare, non è il momento. Io non vedo l'ora di risolvere questo caso e andarmene, guarda. Mi scusi, la signora Cercone. È lei. Grazie. Di niente. È la signora Cercone? Sì, io sono. Posso esservi utile? Forse possiamo esserle utili noi, visto che ci ha cercato. Io sono il giudice Mastrangelo. Commissario Denza. Prego, vi faccio strada. Accomodatevi. Prego. L'ho conosciuto proprio qui. Mi ha chiesto di consigliargli un libro. Pensate che non aveva mai letto uno per intero. Mi sembrava così rozzo, con la camicia aperta, la catena d'oro.
Però lui ha iniziato a corteggiarmi. Lo faceva in un modo così discreto. Io non ero abituata. Il mio ex marito è un intellettuale, tutto cervello e parole. Ecco, guardi, questo l'ha scritto il mio ex marito. Io mi sono separata, mentre Alfio no. Ha detto che prima o poi avrebbe ottenuto il divorzio dalla moglie, ma quella lo torturava, lo controllava. Ma lo faceva per i soldi. Solo quello gli interessava. I soldi. Signora, lei sapeva dell'attività di Alfio Di Paolo? Dell'usura? Sì, lo sapevo. Ma non ero capace di oppormi, di parlarne, di dire niente. Si può amare spesso, ma desiderare una volta sola. Scusi, signora, ma a parte la sua storia d'amore, ha qualcosa di più concreto da raccontarci? C'era uno che Alfio sentiva sempre, una specie di socio, un certo Armando Caccia. Mi pare che lavorasse in banca. In banca? Eccolo. Vai, non te lo perdere, eh? E chi se lo perde? Guarda. Il bancario e la vedova. Hai capito che coppia? Chiamo Mastrangelo. È brava, eh? Oh, sono io. Il nostro uomo si è incontrato con la vedova. Me l'autorizzi un'intercettazione ambientale? Va bene, autorizzazione concessa. Brava, ottimo lavoro. Brava, sì. Ciao. Grazie, Zenone. Senta, procuratore, io non è che vorrei farmi i fatti vostri, eh? Allora non te li fare. Però, quando ci vuole, ci vuole. Allora fateli. Federica non ha più i gatti. Come? Perché li ha dati la Finzi. E allora, scusa? Ma lei lo sa che cosa vuol dire levarsi i gatti? Per una persona è una sofferenza. Cosa c'entro io, scusa, la sofferenza di levarsi i gatti? Ma è un segnale, è una prova d'amore nei suoi confronti. Per me? Perché? Perché sai che a lei non piacciono i gatti. A parte che io non ho niente contro i gatti. Ma tu cosa sei, un'agenzia matrimoniale, oh? Faccia pure lo spiritoso. Io non faccio lo spiritoso. Sai cosa devi fare tu? Ascolta il profumo dell'aria, senti il vento che pettina gli ulivi, senti il canto delle cicale, mangia e taci. Eh? E adesso c'è sta riunione. Ci guarda? Ci sta guardando? Prego. Grazie. Grazie. Eh? No, signora, stai tranquilla. Allora dammi sto coso. Sì, fai finta di parlare. Pronto! Piano, ciao. Piano! Sì, scusami. Parla piano. C'è troppa gente qui. Non dirmi quello che devo fare o non fare. Ne ho avuto abbastanza di uno così. Ma sei sicuro che funziona? Madonna, Federica. No, perché... Sì. Amore. Chissà quando potremo rivederci stasera, di nuovo. Stasera. Ma si paccia. Siamo liberi. Adesso. Siamo liberi. Bisogna essere prudenti. Dobbiamo essere prudenti.
Hai capito? Almeno adesso non ti farà più male. Ha avuto quello che si meritava. È senza divorzio. Tu che dici, può bastare, no? E avanz pur, Federe. Shamani Shah. Va bene, allora ti saluto. Grazie, ciao, ciao, ciao. La moglie e il socio. Originale, no? Movente passionale. Ma anche patrimoniale. I soldi li pigliava tutti la moglie. Due piccioni con una fava. Bene, siamo alla conclusione, no? Ci sarebbe ancora da lavorare. Bisogna provare a interrogare e vedere se si tradiscono. Separatamente? Perché non devono scambiarsi informazioni, giusto? Sì, loro sì. Invece noi dovremmo scambiarci da qualche informazione, parlare un po'. Dai. Ci stare. Non è il momento. E te è solo qua per lavoro, un altro motivo. Esattamente come me, allora. Solo per lavoro. No, non è la stessa cosa. Tu sei dentro la mia vita, lei è fuori dalla mia vita. Non c'entra più niente con me. Avanti! Diego? È disturbo? No, anzi arriva esattamente a proposito. Ciao. Federica, guarda che ti stai sbagliando. Arrivederci. Mi dispiace, Diego, ma ho l'aereo fra due ore e volevo almeno salutarti. Posso sedermi? Certo. Però potevi almeno telefonare, no? Avvertivi. Sì, hai ragione, ma non ho avuto veramente tempo. Sai una cosa, Tia? Io ti ho veramente voluto molto bene, ti ho amato tanto. Ne abbiamo fatte tante insieme. Rimaniamo amici tutta la vita. Però una cosa te la devo dire. Che cosa? Non c'hai i tempi. Ti mancano i tempi. In effetti. Scusami ancora, Diego. Ma non ti preoccupare, dai. Fai buon viaggio, eh? Sì, fate sentire te ogni tanto. Volentieri. Sentiamoci. Così ci salutiamo, eh? Ciao, Diego. Ciao. Buon viaggio. Diego? E la coppia diabolica, sei in arrivo. Bene, sono contento. E non hai iniziato a dirmi? No, perché? Dottoressa Denza, mi hanno detto di portarle qui. Che belle rose. Sono per te, oh. No, non è possibile. Guardi, no, c'è un errore. È la seconda volta, non è possibile. Li porta via. Vabbè, che c'è? C'è qualcuno di gentile che ti manda dei fiori. Prendili, mettili in ufficio, no? Questo sarà gentile. Non sono per me, non sono per me. Li porta via, per favore. Senta, queste sono pagate. Io sono pagato per consegnarle. Se non le vuole, le... Vedi dov'è poi? Non è di qui, lei? No, sono di Como. Vede, è di Como. Tengo, io devo andare. Cosa? Grazie, arrivederci. Grazie, molto gentile. Dottore? Dottore, la vogliono al telefono. Vedi? Mi vogliono al telefono. La trovo bella allegra oggi, Finzi. Che è successo? E diciamo che non sono più sola, dottore. Ah, però, brava. Gliel'ha detto? Io? Io i segreti li so mantenere, dottoressa. Niente gli ho detto al dottore dei gatti. Però una cosa a lei gliela dico. Quello che gli manda questi fiori, chiunque sia, e glielo dica di non mandarglieli in procura, e non è carino nei confronti del dottore. Cosa non è carino? Chi? Cosa dice? Dottoressa, lo so io quello che dico. Prima gli mette tante illusioni in testa e poi questo è il risultato. E... Cosa? È vero, io e Amalia ci frequentiamo da un po' di tempo. Riguardo al marito, so che prestava dei soldi in giro, ma non ho niente a che fare con lui. Sì, eh? E come mai dalle indagini ci risulta che la maggior parte dei clienti dell'usuraio venivano a chiedere fidi e prestiti proprio nella sua banca? Dottoressa, io faccio l'impiegato, sto alla cassa, non so niente di questa roba. È vero, lei sta alla cassa. Però dal suo computer ci risulta che lei ha consultato regolarmente le richieste di prestiti. Cos'è, un hobby? Senta, io non ho niente da nascondere, ma a questo punto voglio parlare con l'avvocato. Si calmi. Stia calmo, lo avrà. Ne ha tutto il diritto. Però ora si tranquillizzi. Torniamo al rapporto con la signora Di Paolo. Una donna affascinante. Infatti,
La cosa strana è che è stata proprio lei a cercarmi. Probabilmente voleva prendersi una rivincita col marito. Una rivincita? Lui la trascurava. Forse aveva un'altra. E Amalia non è il tipo che te la fa passare liscia. Signor Caccia, dov'era lei quando è stato ucciso Alfio Di Paolo? Era a casa mia, con Amalia. E questo è tutto, signor giudice. Avanti! Venga, avvocato, lo stavamo aspettando. Siamo alle solite, signor giudice. Invece di procedere a indagini serie, qui in procura si infierisce sulle vedove. Faccia la brava e si sieda. Allora, signora, è sicura di non voler aggiungere altro sul suo rapporto con Armando Caccia? Che cosa dovrei aggiungere? Lo conoscevo appena. Ha sentito? La mia cliente non ha niente a che fare con quell'individuo. Basta così. Adesso ci penso io. Lei faccia come crede, ma le comunico che Caccia ci ha raccontato tutto. Suo marito era al corrente della vostra relazione? Non so di che cosa state parlando. Signora, non abbiamo solo la testimonianza del suo amante, abbiamo anche le prove. Prove che si possono portare in tribunale? Perché ci ha mentito sul suo alibi? Alibi? Quale alibi? All'ora del delitto lei ci ha detto di essere a casa sua. E invece no, era con il signor Caccia. Quindi la questione è chi di voi due ha sparato ad Alfio? È assurdo. Io e mio marito potevamo avere dei problemi, ma era lui che mi manteneva. Che motivo avrei avuto di ammazzarlo? Perché aveva scoperto la sua tresca con Caccia, per esempio. O forse perché voleva il divorzio. Mi sembrano motivi più che sufficienti. Si tenga a disposizione, signora. Ci rivedremo presto. Pronto, Naselli? Ciao. Senti, sto andando dal notaio Malatesta. Perché ieri sera è stato aperto il testamento della vittima, di Di Paolo, e pare che ci siano delle grosse novità. Sì, poi ti faccio sapere. Ciao. Ho pensato che era mio dovere avvertirvi, vista la situazione un po' anomala. Ha fatto benissimo. E anche nel testamento c'è qualcosa che le è sembrato, diciamo così, anomalo? Non nella forma. Il Di Paolo lo aveva depositato qui da me secondo tutte le regole. Stilato di proprio pugno e controfirmato da testimoni. E allora? Allora... il fatto è che con le sue ultime volontà la vittima ha praticamente diseredato la moglie in favore di un'altra donna. Mi lasci indovinare, la signora Giovanna Cercone, che gestisce una libreria in città? Ah, vedo che è ben informata. È il mio lavoro. E quindi ha lasciato tutto a lei? Beh, alla moglie spetta la quota minima prevista dalla legge, ma diciamo che il grosso andrà all'altra donna. E non è tutto. Perché cosa c'è ancora? La vedova del Di Paolo ha scoperto che oltre ai beni immobili il marito aveva trasferito tutti i liquidi su una polizza, sempre a favore della Cercone. Un brutto colpo per la signora. Ma io, come ho detto anche alla signora, non posso farci niente, perché la polizza non costituisce beni ereditari. Ah, un'ultima domanda. Secondo lei la signora Cercone era al corrente di questo fatto? Assolutamente sì, visto che ha sottoscritto la polizza con la sua firma. Quando Di Paolo è morto, la moglie non sapeva nulla di questa storia dei soldi e dell'eredità. E quindi il movente rimane. Beh, mi sembra logico, no? Federica? Problemi? Io? No. Perché? Il dottor Mastrangelo. È arrivato. Cioè, dovrebbe essere arrivato, insomma, io l'ho avvisato, non so, sarà arrivato. Grazie. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Il giudice Mastrangelo è appena arrivato. Permesso. Avanti. Salve. Salve. Scusate se vi ricevo così, ma è il mio giorno libero. Ciao. Salve. Prego, accomodatevi. Posso offrirvi qualcosa da bere? No, grazie. No, grazie, guarda, rubiamo solo due minuti. Ci parli del testamento di Alfio Di Paolo? Lei sapeva di essere l'unica beneficiaria? Sapevo che voleva lasciarmi qualcosa, solo questo. D'altra parte, un giorno ci saremmo sposati e lui voleva essere sicuro che se gli fosse successo qualcosa non sarei rimasta in mezzo a una strada.
Tutto qui. Beh, tutto qui no. Ci sarebbe una certa polizza. Sapevo che ci sareste arrivati. Sono stata una stupida. E perché non ce l'ho detto prima? Perché avevo paura che mi avreste giudicato male. Era sempre meglio di così, però, no? So, signor giudice, ma lei deve capirmi. Io ho perso l'uomo che amavo. I soldi sono l'ultimo dei miei pensieri in questo momento. E se invece fosse stata proprio lei ad uccidere Alfio Di Paolo? Io quel giorno ero su una delle mongolfiere alla festa. Potete controllare se volete. Controlleremo. In Buccio, Cimini, Passi, Bagnolo, Bodini, Cercone Giovanna, sì signore, iscritta regolarmente alla gara. Ma lei la conosceva già, cioè una che frequentava questo circolo? No, tutti quelli che partecipano alla gara li conosco un po' tutti. Di questa Cercone Giovanna non ne so assolutamente niente. Quindi non faceva parte del suo club? Ma quando mai, dottoressa? Anzi, le dico di più, mi dà fastidio che questa signora manco si è affittata la mongolfiera da me. Se permette, la mia immagine è importante. Io l'ho vista che volteggiava, che tentennava con la sua mongolfiera. Vi porto soltanto un esempio. Vede questo aggeggino qua sopra? Produce 2 milioni di kilocalorie all'ora. Ho detto tutto. Avete presente Icaro? Di più, dottore, io con l'immagine ci mangio. Mi ricordo, morto un cane se ne fa un altro per la storia. Arrivederci, grazie. Grazie. No, grazie a voi, però Icaro è Icaro. Cioè, la mongolfiera, questa qua... Com'è andata? Bene, ho confermato l'alibi. Tu, novità? Io ho parlato con Telelecce e abbiamo la cassetta con tutte le immagini della festa registrate il giorno dell'omicidio. Bene. Buona notizia. Ci vediamo in ufficio allora. D'accordo. Ciao. Scusi, dottore, ma una cosa, una curiosità. Ma secondo lei, così grosso modo, a quanto può costare un giocattolino di questo? Grosso modo. Grosso modo. Perché vuoi comprare un aereo? No, ma sto vendendo il motorino così. Se cava lasciare fermi i soldi in banca. Andiamo, va. Vai. Bravo, bella idea. Beh, l'idea è veramente stata del commissario. Allora, bravi tutti e due. Adesso vediamo se salta fuori qualcosa di interessante qua. No, poi dovrebbero esserci dei pezzi in cui si vede... Speriamo. Mi sembra un documentario sulle mongolfiere. Aspetta. Beh, vedi che già qui si riconoscono. Oh. Ma cos'è? Ma com'è possibile? Ma è andata via la corrente. Ma porca miseria, ma dai ragazzi. Ma chi è? Chi è stato? Ma cosa succede? Vedi? Lino, qua c'è corrente. Lo vedo, questa è la scintilla. Certo. Ma però, cos'è? Non lo so, è stato il condizionatore sicuramente. Ma perché? Come perché? Perché andate in corso. Cosa fate come due topi qua sottoterra a ravanare? Stiamo cercando di mettere a posto il quadro elettrico, dottore. Abbiamo già quasi finito a posto. Ho visto i risultati, infatti, ottimi. Il problema è questo pezzo, è così, a vederlo a me personalmente, non mi dice niente. Neanche a me. Però io non l'avrei tolto. Distinto. Io però lo rimetterei, non si sa mai. Mettiamolo dentro, così. Boh. Se c'era, vuol dire che magari il suo perché ce l'aveva, cosa dici? Sì, e allora questo rosso con nero e poi c'è anche il filo blu. Ma io devo andare purtroppo. Perché vuoi che ti tengo la fila, magari. Perché non vede se non lui. Ah, ecco. Arrivederci, Guilino. Scusa, eh. E questo dove lo metto? Prova a immaginare. Mi cogli impreparato. Permesso? Guilino, venga. Disturbo? No, è mio fratello. L'ho lasciato in procura, tornerà tardi. Mi sono permesso di portarle questi. Fragolini, ho pescato io, pensavo di fare le cose gradite. I fragolini. Questi li facciamo all'acqua pazza, che la morte è loro. Mio padre lo diceva sempre. La morte è loro. Se penso quando ero bambino, mio padre ai fornelli, gli odori, i sapori. Perché suo padre cucinava? Sì. Avevamo un ristorantino piccolo, ma famoso. Venivano pure da Bari. Lo sa qual è il mio sogno? A
me piacerebbe tanto cucinare in grande stile e avere un ristorantino sul mare. E che ci vuole? Anzi, io ho un amico che sta vendendo l'attività. Se vuole, io mi informo. E mio marito chi lo sente? Ah, già. Marito. Oh, Willy! Oh! Gerardo! Eccolo qua. Ma può stare il telecomando qua nella cosa dei trucchi qua? Io stavo a fianco al televisore. Cristian, qua c'è troppo disordine. Ho portato i fragolini, l'ho pescato io, ma mi sono permesso. Però adesso vado. Quelli, questo da levamenti, sono, dai. Scherzando. Ah, quelli devi fare al forno con le patate. Così vanno fatte. Scusi, Willy, rimani a cena con lui, dai. Oh, grazie, tolgo il disturbo. Ah, e come? C'è l'ultima puntata del domandone. Ce la guardiamo insieme, c'è. Infatti, senti, sta cominciando. Non resta. Quelli se l'aspettava. Beh, io vado. Buonanotte. Arrivederci. Cercone? Ce l'ha davvero un alibi. Ma non è da sola. Beh, poi avanti, scusa. Qui si vedono bene, vedi? Ma dov'è che l'ho visto questo? Sì, io e Giovanna abbiamo partecipato a quella gara. Ogni tanto, quando eravamo sposati, ci piaceva salire su uno di quei palloni e volare via, lontano dai problemi e dalle brutture del mondo. Ma vi vedete spesso? Cioè, voglio dire, anche dopo la separazione? Qualche volta. È bella Giovanna, eh? Dire di sì. E siamo rimasti amici, io le voglio molto bene. Del resto ci siamo separati di comune accordo. Cosa vuole? Forse era destino, forse lei era troppo giovane. Era una mia studentessa, sa? Ci siamo sposati subito dopo gli esami di maturità. Le ho perfino dedicato un libro. Ah, sì, Metamorfosi della vita quotidiana, sbaglio? Lo ha letto? Ah, no, veramente l'ho notato nella libreria dove lavora la sua ex moglie. Beh, allora permettetemi di regalarvene una copia. Grazie. Sono la Cercone, è cascata dalle nuvole. Ecco, dottore. Grazie, signorina. Prego. Lei è molto carina. Grazie. Ecco. Grazie. Ha sbattuto i suoi begli occhioni e ha detto che lei col marito si è sempre vista, anche dopo la separazione. Ecco, non ci ha detto di essere andata con lui alla cosa delle mongolfiere perché semplicemente pensava che non fosse importante. Io non riesco a capire come una possa passare da uno così a una come Alfio Di Paolo. Due tipi così diversi. Forse non sa stare sola. A volte invece è tanto meglio. Ancora. Altra volta. Dottore, scusate, ma dovete rientrare in procura. Cos'è successo? È morto qualcuno fulminato mentre aggiustava il condizionatore? Peggio. C'è un tizio che dice di essere l'assassino di Alfio Di Paolo. Più di 8.000 euro gli dovevo dare a quella sanguisuga là. E io i soldi non li avevo. Ma quello mi minacciava, dottor. In che modo? Diceva che mi spezzava le gambe. E capace era capace, visto come trattava quella santa di sua moglie. Ma lei cosa ne sapeva del rapporto fra lui e sua moglie? L'ho visto con questi occhi qua che la picchiava. E come che la picchiava? Più di una volta. Quella santa donna, bella, una persona garbata, fine. Io avrei voluto difenderla. Avrei voluto difenderla. Però quella era una bestia, un animale. Non c'ha avuto il coraggio. Ma per ammazzarlo però ha trovato il coraggio, eh? Cosa mi metti le mani in faccia così a scaramouche? Cos'è? Stai calmo. Vado avanti. Signor George, il fatto è che quella donna là, io ci pensavo tutta la notte, non mi facevo dormire. Mi faceva pena. A furti notte in bianco.
Ne ha voluto fare una al sugo. Diciamo che sei innamorato della signora. E allora? Andiamo avanti. Quel giorno era la scadenza, dovevo dare i soldi. E quello Alfio mi aveva dato appuntamento là, alla festa del mongolfiere. Facevo sempre così. Dava appuntamenti in mezzo alla gente, in giro, per non dar nell'occhio, no? E io, come vi ho detto, i soldi non li avevo. Signor giudice, ero disperato. E allora cosa ha fatto? Ci siamo incontrati e l'ho sparato. Poi sono scappato in mezzo alla campagna. Si rende conto che con questa dichiarazione le finisce in galera? Senti, a me questa nottola mi sembra un poveraccio. Sì, ho capito, è arrivato qua, ha testimoniato davanti a te a Palmieri, reo confesso, ha consegnato il portafoglio della vittima, però non mi torna niente rispetto alle informazioni che ho. Disoccupato, 2 anni in una clinica psichiatrica. Pure? Sì. Ha precedenti penali per una rapina in un supermercato. Non ha un conto in banca. Si è arrangiato facendo la comparsa in programmi televisivi di rete locali. E poi non risulta nessun contatto con Alfio Di Paolo, perché la sua ultima carta telefonica è scaduta da 2 mesi. Ora, perché uno come Alfio Di Paolo dovrebbe prestare 8.000 euro a un povero disgraziato come questo qui? A me me lo dici, è quello che sostengo io. E con la vedova che facciamo? Potremmo trarre da questo evento ancora qualche vantaggio. In che senso? Nel senso che la coppia diabolica si sente al sicuro adesso perché c'è questo reo confesso. Magari si scopre e noi la prendiamo in castagna, capito? Che dire? Permesso? Dottor Mastrangelo? Questa volta non sono per noi, si è sbagliato, sono sicuro. Ma no, questi sono per lei. No, stai sbagliando, te lo dico io, non sono per me. Ho già scritto qui, per il dottor Diego Mastrangelo. C'è un errore, perché no? Ti dico io che non sono per me, lo so. È impossibile. Vedere un po'. Non so cosa dirle. Per il dottor Diego Mastrangelo, ha ragione. Chi rimanda? Chi rimanda? Io li mando. Grazie, puoi andare. Grazie. Ciao, arrivederci. Così impari a mandarmi le rose rosse anonime. Poi rose rosse, dai. Ma sono brutte le rose rosse adesso. Saranno meglio i miei fiorellini colorati, no? Beh, a gusto. Le rose rosse sono sempre le rose rosse. Ma davvero pensavi che non me ne sarei accorta? Ah no, dai. Un po' ci speravo che ti accorgessi. Volevo essere carino, forse ho sbagliato, non lo so. Volevo farti capire che delle volte, insomma, le apparenze ingannano, capito? Però nel nostro lavoro sono i fatti quelli che contano, no? Giusto? Sì, giusto. E i fatti dicono che tu sei inaffidabile. E io non riesco più a fidarmi di te. Mettili in acqua, se no muoiono. No, no, cerchiamo di salvarli. Se no mi tocca aprire un'indagine. Ciao. Gerardo? Si riprende con una punizione in favore di... Gerardo, scusa. Già battuto. Gerardo, che cos'è quel coso? Palla per all'aspirapolvere, l'ho preso insieme al televisore. Prima rata a gennaio, un affare. Che ci devo fare, scusa? Che vuoi fare con l'aspirapolvere? Aspirapolvere, aspira la polvere, fa il vapore, fa tante funzioni. E quello che ti risparmi di tempo nelle pulizie lo puoi dedicare più alla cucina. Ed è anche un modo per festeggiare il nostro anniversario. Ce la vogliamo parlare? No, amore, no, è che è al 40esimo, mancano 5 minuti. Dai, aspetta, parliamo dopo. Dai. No, parliamo adesso. No. Proprio al momento del tiro. Questo è il momento favorevole ai salentini che stanno
forzando i tempi alla ricerca del... Ma insomma, si può sapere perché brontoli continuamente? Ma pure adesso uno fa un atto carino, poi compro un regalo e prego. No, finalmente, perché tu invece di parlare con me guardi la televisione, come al solito. Allora, se è come al solito... Perché ti lamenti? Funziona così? No, mi lamento, però almeno sforzarsi di capire quello che desidera un altro, quello che pensa. È questa l'essenza del matrimonio, no? Cercare di capire l'altro e sforzarsi di renderlo felice. E invece non sono felice con te, Gerardo. No, no! E ti espulgono! L'hanno espulso, Cristiano! Dai, no! Cristiano, no, scusa, vieni a vedere, Cristiano, vieni a vedere, guarda. Ma si può fare un fallo in quell'area così? Cristiano? Oddio, no, questa oggi me la risparmio. Tanto non hai più bisogno di me, vero? No, hai pure. Ok, ci vediamo domani, ciao. Ciao. Signor procuratore. Salve. 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 Signor procuratore, meno male che la trovo. È successo qualche cosa? No, no, io volevo solo ringraziarla e magari offrirle un caffè. Volentieri, prendiamolo, sto caffè. Comunque io non ho fatto niente, si è autoaccusato. Ora che Alfio se n'è andato, non mi rimane più niente. Però almeno... grazie a lei sarà fatta giustizia. Hai fatto solo il mio lavoro. Non è poco. Ora parto più tranquilla. A parte? Sì, voglio andarmene per un po'. Devo allontanarmi da questa storia. Devo cercare di dimenticare Alfio e ricominciare a vivere. Lei mi capisce, vero? Io la capisco fino a un certo punto. In che senso, scusa? Non riesco a capire come una donna possa stare con un uomo come Alfio Di Paolo. Un uomo violento. Uno strozzino che affamava la gente. Anche con la moglie ci andavo giù pesante. Sì, Alfio era tutto questo, ma era anche magnifico. Era un vero uomo e a un vero uomo è difficile resistere. Se lo dice lei? Beh, insomma, buono a sapersi. Questo gallo c'ha l'elmetto. Sono galli da guerra. Oh, ti sei svegliato presto stamattina. Per forza, quel gallo lì c'ha il fuso di Miami, c'ha. È invulnerabile. Gerardo? Dorme. Pareva. Perché non mi hai detto niente di Federica? Perché in mezzo a quello che è successo, un po' mi è passato di mente, un po', insomma. Beh, se lo sapevo io non invitavo te, no? Ma infatti non è colpa tua, eh? Tu non c'entri niente, sono stato io che dovevo parlartene. Nella vita bisogna sempre parlare. E adesso che fai? E cosa vuoi che faccia? Non posso mica rapirla. Senti, confidenza per confidenza, no? Mm. Io ci provo, ci riprovo. Con Gerardo? Però proprio non va. All'inizio ero pure contenta, no? L'hai visto. Però adesso... mica sto dicendo che è colpa sua, eh? Magari è pure colpa mia. Forse stai solo cambiando. Mi sa. Ma è un bene, eh? Cambiare vuol dire crescere, insomma, è una cosa positiva. Sono contenta che sei mio fratello. Anch'io. Guarda che c'è solo il giornale. Ma porca puttana, ma cosa fare un'intervista in carcere adesso? Ma chi glielo dà il permesso? Le macchine nel piazzale le voglio allineate bene, non tutte messe così alla rinfusa. E la macchina del caffè che non funziona mai? Quando funziona fa schifo, se no non funziona. E i condizionatori che mi mandano fuori l'aria calda e l'ascensore che non va mai, sempre a piedi. Salita. Fizzi! Sì, dottore? Dov'è la dottoressa Denza? È
c'è dentro? E mi chiami Neselli. E c'è dentro? E mi chiami Palmieri. E c'è dentro? E mi chiami Frappapina. E non c'è dentro. Ah, visto? E dov'è? E non c'è proprio. E continuiamo così. E a un certo punto. Andiamo avanti così. Sono stanco. Siamo stanchi. No, sono stanco io. Sì, anch'io un pochino. Siamo stanchi. Sei stanco anche tu? Meno, però. Siamo stanchi. Ah, ecco dove eravate. Ho capito cosa dovevo fare per me, per la donna che amo, per i poveracci che soffrivano come me sotto il torchio di quel mostro. Ho capito che il destino allora, mi aveva portato lì. Scusa, Nel posto giusto, all'ora giusta. Mi aveva reso invisibile. Nessuno si era accorto di me. L'ho guardato negli occhi e gli ho detto di inginocchiarsi e di chiedere perdono a Dio e agli uomini per quello che aveva fatto. Questo crede di essere un eroe. Questo è matto, questo è fuori di testa. È un mitomane. Però capisco come ha fatto a rilasciare l'intervista del carcere. Esatto, non ha mai ricevuto una telefonata, non ha mai ricevuto una visita. Ho controllato. Certo che l'usuraio se l'è proprio meritata. Ma cosa dici? Ma allora uno si ammazza un cristiano così in ginocchio degli spari? Ma che cosa? Cos'hai detto, scusa? Ma diceva Palmieri che... No, dicevo... Tu mi rileggi la fine dell'articolo, per favore? L'ho guardato negli occhi e gli ho detto di inginocchiarsi per chiedere perdono a Dio e agli uomini di quello che aveva fatto. A voi vi risulta che la vittima fosse inginocchiata? Buongiorno, dottore. Dottoressa. Buongiorno. Buongiorno. Il detenuto Nottolo è qui. Lo faccia passare. Prego. Si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. È stato lei a rilasciare questa intervista? Sì. E quando è che l'ha rilasciata? Prima di venire da voi per confessare. E come mai l'ha fatto? Perché così mi dovevate credere per forza. E perché non avremmo dovuto crederle? Lo so, ma lo so nemmeno io. Questo ci interessa poco. Piuttosto mi racconti di nuovo la storia. Com'è andata? Me l'ho già detto. Quello l'ho incontrato alla festa. E mi ha chiesto i soldi. E io invece l'ho sparato a quella merda. Allora, per favore, sia più preciso. Lei l'ha fatto inginocchiare, come gli ha sparato? Ci fa vedere, per favore? Così l'ho sparata, quella merda! Lasci stare, Nottola. Lei non ha ammazzato nessuno. Faccia il bravo. Se vi dico che l'ho fatto! E ci dice una bugia. Perché il medico legale ci ha confermato che il foro d'entrata del proiettile la smentisce. Quindi, per favore, non ci faccia perdere tempo, signor Nottola. Dica la verità. Quello, il cadavere, sono stato io il primo a trovarlo. All'inizio gli ho rubato solo il portafoglio. E sono scappato via. Poi... E poi? Che ne sapete come vivo io? Che cosa si prova ad essere nessuno? Adesso... Il mio nome lo conoscono tutti. Sarà andato pure in televisione. Ci mancava anche il mitomane adesso. Che cosa facciamo ora? Dobbiamo ripartire da capo? Cominciamo a risentire la vedova. Prego. Ma non sono mica scema. Ti chiamo da un telefono pubblico. L'hanno scarcerato. Ma ci ritorneranno addosso, io ho paura. No, no. Non dovrebbero avere niente. Sì. Ti chiamo io. Sì. Ciao.
Lascia, lo porto io questo. Ah, dottore, mi fa da contrappeso. Che umorista. Dove andiamo di bello? Andiamo a ballare, cosa dici? Ma così a quest'ora? No, io mi devo cambiare. Sto scherzando, andiamo a casa, dove andare? A quest'ora, dopo un giorno di lavoro, andiamo a casa, no? A casa, a casa. La macchina dov'è? L'ho messa qui all'ombra perché sul piazzale c'è troppo sole. Sole dove? Ma potrebbe uscire, eh? Ah, lungimirante, hai guardato al di là del tuo naso, bravo, bravo. A proposito di casa, io gliel'ho finita di raccontare la storia del marchese di Riggiola. In ogni caso, il marchese di Riggiola aveva due castelli e non riusciva a decidersi dove andare a vivere. Allora si fece costruire una capanna in mezzo a due castelli e così da lì li poteva vedere tutte e due. Bella, finita? No, quindi è bello. Peccato. Lui, non riuscendo a decidersi dove stare, visse per tutta la vita nella capanna finché due castelli andarono in rovina. Capite? No. Ah. La macchina dov'è? Infatti. Dov'è la macchina? Non lo so. Che giorno è oggi, scusa? È giovedì. Ah, e c'è il mercato. Ma infatti io lo sapevo e l'ho messa da quell'altra parte. Che è pure meglio così, finisco bene di spiegargliela. Il marchese di Riggiola. Aveva questi due castelli. Sì, questo me l'hai già detto, ho capito. Per quello che lui non riusciva a decidersi. Dove sto? Sto un castello o sto nel... Poi dammi il cappello che ti pesa, dai. Ma capito, né me l'ha sentito, me l'ha sentito. Ho capito. Certo, Cristian, a me tutto sto mare, sinceramente, poi mi sta proprio stufando, sai? Ah, una bella casa in centro, comoda, tutta a portata di mano, lavanderia, i film, il bar. Ogni volta qua, no. Ce la guardi, io di qua proprio non me ne vado. Ma tanto, ehi, Diego. Siete sistemati bene? Ma che meraviglia, guarda. Posso? Sì, sì. Assaggio un goccino. Sì. Ma che mare che c'è. Che posto fa? Pensa che ci sono degli imbecilli che vogliono andare a stare in centro nelle città. Che solo perché c'hanno delle comodità vicine, invece si perdono questa meraviglia qua. Guarda che roba. Ma chi se ne va da qua, Diego? Guarda, che meraviglia. A proposito, Diego, la casa che sta a Lecce, dove stavo io, quella adesso sono tutto rientrato, sto qua, adesso è libera. Se per una tua comodità... No, scusa, Gerardo, guarda che... Cioè, questa è casa sua. Scusa, ma che discorso è? Adesso non è che sto prendendo mano al testamento del nonno morto, ti prego, tu più elastica. Lo so, lo capisco, sto dicendo. È un uomo, sono un uomo, io capisco. L'intimità, ti vuoi fare una doccia, esci dalla doccia, no, quelle cose che... Ma guarda, Gerardo, non hai capito, questa casa è intestata a lui... Principalmente a lui, con l'usufrutto a me, quindi proprio perché lo stai cacciando. Lo stai cacciando. Il testamento. Gli stai dicendo se ne deve andare. No, mica se ne devi andare adesso, Cristian. No. Sto dicendo per una comodità. Non state a fare una discussione. Diego, ma ci mancherebbe. Ma adesso il tempo, faccio una doccia, esco dalla doccia, magari ci riesco. Insomma, il tempo di fare un paio di docce, poi me ne vado. Ma no, non ho fretta. Dottore, mi ha lasciato tutto in macchina. Oh, bravo, ha portato tutto perché sicuramente grazie. Sono cose che possono servire. No, era già così. Ah, era già così? Grosso modo. Sì. Adesso sì, forse. Ma ancora una sciacquata, forse. Quale sciacquata? Cosa c'è? Ah, qua sciacquata? C'è il libro Pomolino, qua che ha dato. Ho dato un'occhiata, non ci ho capito niente, veramente. Allora forse non è male. Vedi. Si può amare spesso, ma desiderare una volta sola. Albert Camus. Sai che è un pacco questo qua. Potrei usarlo per addormentarmi. Che dici? Ah, a proposito di pacchi, ho visto che già me ci trovo.
Perché ci sarebbe questa auto Velox sulla superstrada Brindisi-Taranto vicino a Ceglie, no? E non so come mai hanno fotografato la mia macchina. È strano, vero? Quant'è il limite lì? Siediti, siediti. È 90, quello è 90. Sì. Beh, 143. È strano, dico. È strano che ti abbiano beccato perché a 143 in genere non ti pigliano neanche con la foto. Ma chissà chi sarà. Tu sei venuto anche bene, guarda. La macchina è venuta benissimo, l'unica volta che era pulita. Ma io comunque così, nella mia ingenuità, mi domandavo se lei poteva fare qualche cosa per questa multa. Beh, qualcosa si potrebbe anche fare, un'idea ce l'avrei. Pagarla. No, no, non potrei mai accettare. Ma pagarla tu, che? Io la pago. La foto l'ha fatta te, la pago io. Ah, ben diverso. E certo che è ben diverso, diverso perché i soldi invece di metterli io li metti in te. È un'altra cosa, però. Proprio, è anche originale, voglio dire. Sì, sarebbe la prima volta. Immaginavo, infatti. Ma cosa fai? Le tieni in un album le foto tu? C'hai un book? Sì, sì, no, ne ho parecchie. E non buttarle via, perché sei venuto per i ricordi poi, Poi ti rimangono. Pazienza. Buonanotte. Buonanotte. Che fai? Vai via adesso, con le luci. Aspetta il calare delle tenebre, almeno la fai franca, metti che c'è come Diabolik, sgattaio lì. No, fermati, facciamo una presa biliare. Ah, però. Magari recuperi i soldi della multa. Che potresti... Ma non all'italiana, però, 125. Vabbè. Chi ha vinto? 53, 10, 63 a 56. Ma è possibile, non è? Cosa? Come? Perché 56, 63 fa 119, manca 6 punti. Ah, no, è colpa mia, perché quando è caduto fuori, io l'ho raccolto e l'ho rimesso in buca invece di rimetterlo in gioco. Prima c'era e dopo non c'è più. Comunque ha vinto lo stesso, Bravo Marino, mi sa che hai ragione, mi sa che ho proprio vinto io. Non sono sicuro, ma... Vedi, 10, 11, 12, 13 e 14. Hai visto? Cioè, al decollo erano 14. Capito, dottore, ma adesso stiamo tutta la notte qua a contare i palloni. Quali palloni? Sono mongolfiere queste, Guelino. Sono mongolfiere quelli, Guelino. Mongolfiere. Vai avanti, veloce, vai avanti. Bravo. Vai. Così. Ecco, quante sono adesso? Guarda, contale adesso. Ma questo è quando sono tornato. Sì, si chiama atterraggio. Conta quante ne sono. 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12... 14, sempre. Conta bene, conta bene. 3, 3, 6, 3, 9. 9, 12, 4, 3, 12, 3, 15. 15. E allora? Bravo, 15. Quindi cosa succede? Che al decollo erano 14 e all'atterraggio sono 15. Sulla quindicesima c'è su Giovanna Cercone e lui, il suo ex marito, no? Cioè, quello che prima non c'era, dopo c'è. Hai capito? E allora? Perché mi guarda sbagliato? È
benissimo, è tutto chiaro. La Cercone e il marito sono saliti su quella mongolfiera più tardi e quindi hanno avuto tutto il tempo di ammazzare Alfio Di Paolo. No? Però non abbiamo una prova. Nemmeno una prova, però... Devi andare in bagno? Ti ho colto impreparato. Cos'è quello, Elino? L'autovelox di Celli? Me la fa togliere? Ma Celli, fai una indagine accurata alla Polstrada. Addirittura, per una multa? A volte un eccesso di velocità può costare molto caro. Quando è partito? È partito ieri sera. E non le ha detto quando tornava? No, ma ci aveva un sacco di bagagli. Chissà quando torna. Grazie. Dottor Mastrangelo? Sì, sono una serie. No, non c'era. Mi dispiace, non so dove è andata. Non me l'ha detto. Ah, davvero? E lei non è che per caso ha in programma una bella vacanza da qualche parte? No, capisco. Ah, non capisce. È lei che ha detto si può amare spesso, ma desiderare una volta sola, no? No, lo ha detto Camille. E allora siete venuti per chiedermi cosa vuol dire? No, siamo venuti per sapere che razza di uomo è uno che manda sua moglie con un altro per riuscire a procurarsi i soldi che non ha mai avuto. Ma come vi permettete? In casa mia, senza un mandato, su! Come si permette lei? Lei ha organizzato tutto molto bene. Devo dire, il piano era perfetto. La sua grande occasione per fare il salto di qualità e vivere alla grande, o no? E Giovanna è stata plagiata, incantata dalle sue frasi intellettuali. E gliel'ho già detto, io e Giovanna siamo solo amici. Tra noi è tutto finito. Questi di chi sono? Di Elton John. Li ha lasciati qua. Il vostro era un divorzio puramente formale. Faceva parte del gioco. Tutto in previsione di quella mattina. Giovanna ha dato appuntamento ad Alfio alla festa di Celia Messapica. Ti stavo chiamando. Perché mi ha fatto venire qua? No! Il più era fatto. Ora Giovanna doveva trovare un alibi. Scattate anche delle foto come prova ulteriore. Poi, una volta a terra, basterà fare un po' di baccano, agitarsi un po' per farsi notare. E il gioco è fatto. Affascinante ricostruzione, davvero. Peccato che il suo ragionamento non sia del tutto logico. Se siamo partiti da un altro posto, non vuol mica dire che abbiamo ammazzato quell'uomo, eh? Mi corregga se sbaglio. La correggo, anche perché in tribunale, più che la logica, guarderanno questa. La riconosce questa macchina? Questo è uno scatto dell'autovelox fatto sulla superstrada Brindisi-Taranto, a 5 chilometri da Celle, 2 minuti dopo l'omicidio. Guardi. Non doveva mandare Giovanna ad uccidere Alfio. Non ha avuto abbastanza sangue freddo. E subito dopo, tornando, ha premuto un pochino troppo sull'acceleratore. Lei, signora, come mai non ha detto della multa a suo marito? Trovatevi un buon avvocato, ne riparliamo in procura, eh?
Hai visto che alla fine ci avevi ragione. Una coppia diabolica c'era davvero. Lei era totalmente in balia del marito, professore di liceo. Poveraccia, succube di un intellettuale di provincia. Ci vediamo dopo. Sì, va. Ciao. Andiamo, Catalano, va. Ci meritiamo un caffè, ispettore, eh? Sì, corretto. Allora cosa fai? Visto che il caso è chiuso, me ne torno a Firenze. E poi? E poi andrò dove mi mando. Grazie. Dottore, ma lei è peggio del marchese di Riggiola. Ancora questa storia del marchese. Poi cosa c'entra? Perché lui non sapeva decidersi, perché non sapeva quello che voleva. Lei lo sa e non si muove lo stesso. C'è poco da muovere, stasera parte, cosa devo fare? Oh, mamma mia, ma procuratore, ma da quanto tempo è che è diventato così fatalista? Cosa stai facendo? Cosa fai? Ma potevi almeno aspettare che decidessi io di andare via, no? Guarda che mica te ne vai te. E che se ne va? Gerardo. Ah, ecco perché c'era la sua biblioteca qua. Adesso ho capito di chi è sta roba. Libri non ne vedo, però. No, c'era la raccolta di gazzette, un anno di gazzetta. Lui leggeva sempre le gazzette dell'anno prima, capito? Perché voleva sapere già i risultati. Era lento. No, era ritardato proprio. Mi fai un favore, in cantina mi vai a prendere la sua collezione di Camperos. La ecco, porti su. Cos'era quella saliva, quella... Quel senso di Texas che veniva da sotto, era quello lì. Vai tu, li porti su, così dopo li sbologniamo. Senti, per i porno? Sono stata io a rompere. Mo' ve lo posso dire, mi sento pure più leggera. Non ci dormivo la notte, poi mi sono detto, Cristian, qua gli anni passano e tu se non ti decidi vai in rovina, te con tutta la casa. Come il marchese di Riggiola, che ne parlavamo col procuratore, vero? Vabbè, lasciamo stare. E allora ho detto, insomma, a Gerardo che ormai era subentrata l'abitudine. E poi Diego, è proprio come dici te. Se uno in amore non si lancia, non si sbilancia mai verso l'altro, quello l'amore a poco finisce. È così, signore. Mm? È vero. Guidino, dammi le chiavi della macchina. Le chiavi? E come mai? Dammi le chiavi della macchina. Ma che fa? Tu stai qui. E chi si muove? Ma dove va? Ma io penso di saperlo dove va. Ah, ma gliel'ho raccontato dei tartufi allo sguarabuzzo? No. Una ricetta di mio padre. La vuole sapere la ricetta? Così poi la fa. Allora. Willy, però... diamoci del tu. Va bene. Cristiana. Complimenti! Grazie, grazie, ce grazie. Fatta, eh? Sì, sì. Bravo, poi cosa succede, ragazzi? Che bel cammino. Bello, eh? Te, prendi. Anch'io avrò un cucciolotto, dottore. Mia moglie è incinta. Piccolo. Ma va? Di chi? In che senso, scusi? Sto scherzando, dai. Bravo, Palmieri, bravo. Prese cure, terapie. Oramai avevamo smesso di fare tutto. Beh, proprio tutto non direi, insomma. A occhio. Senta, dottore. Avrei bisogno di 2 o 3 giorni. Ma prenditi tutti i giorni che vuoi. Tranquillo. Un'occasione così quando ti ricapita. Vai a festeggiare. Ci pensate voi, eh? Bravo, sì. Palmieri. Ciao, ragazzi. Saluta lo zio, va. Ciao, Palmieri. Dottore? E tu chi sei? È carino, eh? Cuccioletto. Le piace, Finzi? Ma che bello che è, dottore. Ero sicuro che le sarebbe piaciuto, sicuro. È bellissimo, Venga, venga con me allora, Finzi, venga con me. E dove, dottore? La porto di là, le voglio fare una proposta che non potrà rifiutare. Vengo con lei. I gatti della dottoressa Denza ce l'ha sempre lei. Tanto vero? Mi piacciono i cani.
riguarda la mia richiesta di trasferimento. Era lì, l'ho respinta, non c'è problema. È una cosa molto importante, delicata, che dobbiamo chiarire. Con calma. Con molta calma. E abbiamo tutto il tempo. Adesso ti spiego.